Sì, proprio, proprio qua. Prima di cominciare, ragazzi, non vi dimenticate di lasciare un bel pollice in su per questo video. Buona visione! Guattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giochierina in questo nuovissimo episodio su Outlast 2. Benissimo, ragazzi, la volta scorsa eravamo riusciti qui dopo purtroppo aver vissuto un'esperienza non molto piacevole in una delle nostre allucinazioni. Io, ragazzi, quest'oggi veramente ho fatto tanta fatica per tornare a giocare. Ragazzi, io non so se ce la faccio veramente. Iniziamo subito leggendo un bel foglio lungo, proprio che gioia. Laird, non c'è atteggiamento più miserabile tra gli afflitti della loro autocommiserazione. Sono certo che tu non ti concederai il lusso di un peccato tanto poco virile. Se i discepoli che ti ho affidato hanno fame, soffrono, sono spaventati, sappi che c'è una conseguenza del loro peccato fisico e rispecchia la volontà di Dio. Vi mando tutto il cibo e il vino che Dio vuole donarvi e non di più. Stando alle mie visioni, questa piaga è destinata a diffondersi e tutte le nostre sofferenze raggiungeranno un livello che nessuno di noi sarà più in grado di sopportare. Mazza, è bella previsione, oh. Rallegrati quindi. Consolati sapendo che presto raggiungeremo l'apice di questa sofferenza per poi riemergere nel paradiso eterno. Se non puoi controllare la tua gente con la lingua, affidati i pugni della tua monta. Papa vi ama, Dio vi salverà. Not. PS. Allego un sacchetto di grilli salati che piacciono tanto a Nick. Faglieli pervenire e digli che sono un mio regalo. Ok, ragazzi, va bene, io direi di... Mi volete da almeno 5 minuti, dico io. 5 minuti di pace? Vabbè, dai. Sì, quindi questo significa che il nostro amico, Dio sanissimo, è qua per... farci fuori per ammazzarci. Ah, merda. Ok, ricorda che puoi usare il microfono. Sì, ok, va bene, guarda, non so se mi interessa poi tanto. E io direi di correre. Non so manco se è la direzione giusta. Probabilmente no, perché qua c'è un cancello. Quindi magari vado di qua. Che dite? Questa di sicuro è chiusa. Infatti, guarda caso, me l'aspettavo. E non so cosa sta succedendo, ragazzi. Non ne ho la minima dannatissima idea. Abbiamo iniziato già così questo episodio è una gioia immane, vero? Proprio sto gioendo, proprio sto scoppiando di gioia, guarda, non so nemmeno dove andare, cosa fare. Vabbè, qua sembra essere tutto chiuso, per cui non saprei. Entriamo? E là? Ah, ok, sì, allora direi di chiuderla, guarda, non so perché ho questo presentimento, chiudiamo pure a chiave. Sì, e là? Salve, io intanto chiudo, perché non si può mai sapere. Chiudi la finestra pure, cioè non so, raga. Oh, merda! Oh, merda! Merda! No, 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 adesso mi spiegate come diavolo ha fatto entrare se ho chiuso tutto a chiave. Siete testimoni che io quella porta l'avevo chiusa. Ah, l'ha buttata giù proprio senza alcuna remissione di peccato. Va bene. Ok, allora non so, ragazzi, non lo so, qua è tutto inaccessibile, tutto dannatamente inaccessibile, non ho nemmeno la minima idea di quante batterie ci restano. Non lo so, vediamo. Nessuna! Mi sembra di non averne vista alcuna, ragazzi. Ah, che gioia! Forse, ragazzi, non ho visto bene perché qua mi dice di ricaricare. Quindi forse una batteria che sia una, l'ultima. Santa batteria ce l'abbiamo ancora. Sento che muori. Sento che muori. Che cacchio? Che cacchio? Ah, merda! Ah, merda! Filo spinato, filo spinato, filo spinato. Ci passiamo sotto, ci passiamo sotto. Il punto è che non, mi sa che non so. Forse ho anche delle bende. Minchia, mi stavo abbassando. Vabbè, ragazzi,
ragazzi, già qua, già fra le ferite del filo spinato e le ferite del nostro amico che fila, che oggi non... Ok, sì, oggi non riesco a comunicare più di tanto. Ah, sì, ci abbiamo una batteria ancora, ragazzi. Sì, vabbè, cosa... la batteria, la batteria, la batteria! L'avevo persa prima. Ah! Va bene, allora, ragazzi, io direi di correre da questa parte. Non so se sia la parte giusta, sinceramente. Non lo so! Facciamo attenzione, però muoviti! E qua, porca vacca miseria! E muoviti! Ah! Che palle! E cercherò di evitare il filo spinato, super spinato. E mi muovo! Porca vacca miseria! Ma c'è un modo per scappare a sto stronzo! Già mi sto alterando, ragazzi. È iniziato proprio male questo episodio di oggi, Ecco qua, ma visto? Ma sentito? Che cosa? Mi sono proprio stancata di sta pressa a questi. Vabbè, Ok, scivolata, super scivolata. Muoviti! Chi ti ha detto di scivolare? No, ok, sporgenza, ok, ce l'abbiamo fatta. Non è che mi aspetta dall'altra parte, no? Spero di no. Ok, c'è il tronco. Tronco tutta la vita. Famo piano però, Famo piano. Oh, ecco qua, lo sapevo io. Figurati. Adesso mi colpisce, Possiamo stare in santa pace per 10 minuti una volta. Ecco qua, lo sapevo. E vabbè, ovvio, figurati. Che gran novità. Gesù, perché non mi stupisce tutto questo? Perché non mi stupisce? La puta madre che te pari, ioico de mil puta. Ah, qua ragazzi... Siamo di nuovo in mezzo ai nostri cari amici malati, va bene, sì. Facciamo finta di niente. Minchia, se mi hai rotto le palle, oh! Ah, la puta madre! Non so manco dove andare, vabbè, sì, saliamo. Sì, prendi la benda, per fortuna. Andiamo! Che? RR! Oh, ne ho abbastanza di sto posto, chi è? Ne ho abbastanza di... Oddio! La sua mamma! Ecco qua, chi c'è? Okay. We have you. Ma che no! Mi devo ricordare... No, che fate? No, vi prego! Questo no! No! Questo no, ragazzi. Posso sopportare tante cose, ma essere sepolto vivo no, No! No, vi prego, no! Perché fa qualcosa, no! Oddio, ragazzi, no, è un incubo! No! Oh, Gesù, no, ragazzi, no! Cioè, posso sopportare tante cose, ma questo no. Questo no, Dio santo, no! Oh, mi sta mancando l'aria! Oddio, ragazzi, questo è uno dei miei incubi. Essere sepolta viva è uno dei miei incubi. Quindi, oddio... Mi sta mancando il respiro. Ah, minchia. È stato così semplice. Minchia, avete proprio dei chiodi di merda, lasciatevelo dire. Ok, respiro a pieni polmoni, amico. Ok, vabbè, sì, di nuovo, è un incubo. Di nuovo.
Madonna, ragazzi, mi sta a girare la testa. Aspettate un attimo. Ok, ragazzi, ho fatto un effetto bruttissimo. Mi sembrerò esagerata. Veramente mi è mancata tipo l'aria un attimo. Ok, riprendiamo e andiamo all'avventura come sempre. Sento dei passi, sento dei rumori, sento dei rumori brutti. Mi sta girando la testa tantissimo. Ah! Minchia, corri! Corri come se non ci fosse un domani, maledetto figlio di... Muoviti, ti prego. Oh, ok. Ok? Di nuovo qua in mezzo, va bene, sì. Di nuovo qua in mezzo. No! Questo non lo leggo, manco morta. Quella è che la prima frase diceva rallegratevi, ossi filitici. Ci rallegriamo senza dubbio, guarda. Oddio ragazzi, non ce la faccio più. Vabbè, vediamo che ha da dirci su questo bellissimo spettacolo. She hanged herself before I could stop her. Questo l'avevamo capito. Did it? No, wait, not her. He... Fuck. Che? Ragazzi, è tutto un mistero. Vabbè, come al solito un attimo di dubbio su quello che dobbiamo fare per avanzare. Ah, ok, magari andare qua è più semplice. Ok, arrampicarci su ste rocce è più semplice. Va bene. Va bene. Niente sorprese. Ok. Va bene. E sì, allora procederò da questa parte. Che ne dite? Tanto mi sa che è l'unica via accessibile. Non è che ho molta altra scelta, eh. Per cui. Oh mio Dio, non è che ci infiliamo nel filo spinato come prima. Non vedo niente io. Che vedi tu? La miniera. Oddio. Ok. Pronti per il salto in lungo? Ecco qua. Mazza come siamo agili, ragazzi. E quando mai? I just need a rope. Bene, sì, va bene. Come sempre. Chiedo scusa per aver rimosso la furia a questa carrucola. La madre che te parió. Ma mi serviva per arrampicarmi fino in paradiso. Ah, minchia, vorrei dire una cosa, me l'ho messo zitta. Ah, se quel grassone di attecchiere non te ne dà un'altra, puoi sempre tagliare questa e riprendertela, perché allora credo che non mi servirà più. Va bene, sì. Ok, vabbè, questa è chiusa, però c'è questa finestrella, ragazzi, su cui passare, per cui, eccolo là. Io non so se sta gente è pericolosa o no, ragazzi, sinceramente. Probabilmente sì. Molti di loro mi hanno aggredito, per cui non ho la minima idea di cosa fare. Oddio. Ah! Vabbè. Che di più? Vabbè, ragazzi. Senza parole. Qua è una via. Ah, ecco la fune. Ecco la fune, manco a farci apposta. Sono arrivata fino alla fune. Vabbè, sì. Che? L'hai presa o no? Non ho capito. Non ho capito perché ha guardato in alto, però. E il punto è che chi la ritrova quella la casa là? Seriamente. Eccola qua. Ok. Muoviti. Minchia! Ovviamente, ragazzi, aver fatto quella cosa evidentemente vuol dire che abbiamo solo liberato la fune, per cui dobbiamo ritornare qua in mezzo per andarla a prendere. Solo che non ho la minima idea di dove andarla a prendere, quindi dovrò andare di nuovo totalmente a culo come ho fatto fino ad ora. Sarà veramente un bel problema, un grosso problema, la madre che te parió. Vabbè, sì, che c'è? Eccola, eccola! Ce l'ho! Lasciami in pace! Pure! C'è pure l'altro nostro amico, ragazzi! Dov'era la casa? Dov'era? Non lo so, non la ritroverò mai! No, raga, non si può. No, non si può. E tra l'altro stiamo rimanendo al buio. Che c'è qua? Una band, ho capito. Mi servirebbe la batteria perché abbiamo finito la batteria, ragazzi. Ecco qua. Ok, siamo alla casa, ragazzi. Siamo alla casa. Minchia, ragazzi, siamo nella merda.
Sì, dai, buttati. Buttati, non aver paura, non sei solo mezzo morto. Don't touch me. Dai, muoviti. Muoviti! Touch the skin. Ecco qua. Hey, no! No, goddamn you! Che cacchio? Che è successo? Che è successo? Oh, Gesù! Non ho ben capito cosa diavolo è successo, però. Vabbè, è che non vedo una cippa di niente, inutile. Vabbè, siamo nelle miniere? Siamo nelle miniere, ragazzi. Vabbè, ok, sì, continuerò ad andare avanti. Il punto è che senza batteria la vedo difficile. La vedo molto difficile, raga. Ok, là ho visto una porta muoversi. Il punto è, dove vado al buio così? Dove vado che non vedo niente di niente? Ok, possiamo arrampicarci qui? Sì. Questa porta è inaccessibile, d'accordo. Sì, continueremo qua completamente oddio, al buio non proprio, però vabbè. Entrerò qui e seguirò questa luce. Probabilmente, ecco appunto, è la porta aperta. Sì, vabbè raga, ma come faccio? Ci ricordiamo che questa è la modalità facile, capito? Quindi uno dovrebbe trovare batteria a go-go. Sì, proprio. Non vedo un cavolo. Vabbè sì, ok, per fortuna che qua c'è un po' di luce. Un minimo di luce per farmi vedere che è pieno di sangue. Per questo, no? Per questo, vero? Ok, vabbè, questa è chiusa, per cui... Ah, ma aspetta, è un'allucinazione questa. Oh! Oh, porca vacca! Sì che è un'allucinazione! È povera stupida, vero? È povera scema. Ho capito, ma dove vado? Dove vado? Oh! Oddio ragazzi, non ce la faccio più. Allora, dov'è che vado? Se da qua sono appena uscita, non ho la minima intenzione di rientrarci. Per cui, ah ecco, la botola. Sicuramente un ottimo posto in cui entrare, certo. Sicuramente, guarda. Ah, che strano, com'è che si è ricaricata la batteria? Perché evidentemente si sono messi una mano. Sì, sulla coscienza. No? Che c'è? Che c'è? Sali, sali, sali. Che c'è, Dio santo. Uffa, ragazzi. Uffa. E uffa, e uffa di nuovo. E uffa di nuovo. Ehi, questa è la mensa. Qua ci siamo già stati, infatti. Vabbè, l'uscita, figurati. Ok, qua è chiuso. Per cui ci deve essere qualcosa qua. Nemmeno. Allora bende. No, qua da dove siamo saliti qualcosa non torna, ragazzi, come sempre. Ah, c'è un foglio qua. Don't let me go, di nuovo. Sì. Oh, che succede? Che succede? Che succede? Jessica! Jess! Hey! Vai. Jessica, la madre che te parió. Jessica, la madre che te parió. Ven qui. Oddio, raga, no, non ce la faccio. Non si vede niente, ragazzi. Non si vede niente, non vedo niente. Perché mi fate questo? Che male vi ho fatto? Che male vi ho fatto? Jessica! Do cacchio stai, maledizione! Non so che fare. Vabbè, come al solito, le cose incomprensibili, vabbè. Non so, ragazzi, sto andando così totalmente alla cieca. Non ho la minima idea di dove sto andando, che sto facendo. Non lo so, non è che c'è una traccia alla cieca. Jessica, sei lì? E come no? Sì, proprio qua. Ah!
I can still find my way to the mine. Ok, ragazzi. Io per oggi direi veramente di averne avuto abbastanza già. Non ce la faccio più. Cioè, a me veramente sembra, ragazzi, che questo gioco sia peggiore del primo. Veramente. Sì, nel primo Outlast ho provato momenti di ansia, comunque, di paura. Ma qua è una continuazione, ragazzi. Una continuazione. Non c'è un attimo di tregua. Un attimo che sia un attimo di pace, non c'è. Questo video termina qui. Vi ricordo che potete avere il 5% di sconto sull'acquisto di videogiochi utilizzando il mio codice sul sito digital24. Trovate il link in descrizione. Come trovate in descrizione tutti i link nei miei social, ragazzi. Mi raccomando, seguitemi su Instagram. Nient'altro da aggiungere. Grazie a tutti. Un saluto, un bacione. E a te, a tutti, ciurma, la giocherina. Ciao.